Sono le 5 di mattina e stiamo aspettando che tornino a lavorare i primi 400 operai della Denso, un'azienda della provincia di Torino che produce condizionatori per auto. Com'è stato questo viaggio in pullman? Tranquillo. Eravate distanziati? Sì, mettevamo sempre un sedile, sì. Primo giorno anche per lei? Sì. Primo giorno? Tenete le distanze, devi prendere tre. Aspetta, ferma. Tre. Tre? Le mascherine, non devi passare il tornello e vai avanti. Prosegui dritto. Primo giorno? No, devi andare dritto, tre. Devi andare dritto. Prosegui lungo le indicazioni. Perfetto. Prego, buongiorno. Buongiorno. Allora, per favore, prendi tre mascherine, poi vieni di qua. Che effetto le fa fare questa coda per entrare? Non l'ha mai fatto, immagino. Mai. È impressionante, comunque. Non dico un po' di paura, però non so. Con che spirito torna a lavorare? Ma strano, non ho una sensazione strana, non te lo so spiegare. Un misto di un po' di ansia, un po' di meno male che si ricomincia. Mascherina non l'ha ancora messa? No, mi sono svegliata male stamattina. Perché doveva ricominciare a lavorare? Ma più che altro perché ho due bambini e non so dove piazzarli. Però si riprende. Dove li ha messi oggi? Oggi è libero mio marito, però domani li porteremo dai nonni. Porteremo dai nonni rischiando, però non si può fare diversamente. Com'è stato organizzare il rientro dei lavoratori? È stato pesante perché abbiamo dovuto affrontare un'emergenza che non si era mai presentata non solo nella nostra azienda ma dappertutto, quindi mancava anche un po' di esperienza. Poi i protocolli cambiavano sovente, le misure da adottare che dava il governo non erano sempre chiare. Personalmente sono 3 settimane che siamo qua ad attaccare cartelli, a mettere segnali, a costruire percorsi. Quindi che ore sono? 5:58 e sono entrati tutti, sono entrate 500 persone, quindi si può dire che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Si torna alla normalità? Normalità speriamo, velocemente, però diciamo che per quest'anno siamo pronti ad affrontare la non normalità, quindi.